Ciao a tutti, io sono Riccardo, lui è Roberto Fico, una grandissima persona. Volevamo semplicemente ringraziare tutte quelle persone di Palermo, ragazzi come noi, che hanno organizzato tramite questo comitato questa bellissima manifestazione, che per quanto può risultare poco numerosa, in realtà contiene dentro tantissime emozioni, che è quelle che ci hanno veramente unito e che ci portano sempre avanti. Noi non andiamo dietro solamente alle persone, perché le persone possono cambiare. Noi andiamo sempre dietro le idee, perché come dice quella scritta, non li avete uccisi. Le loro idee camminano sulle nostre gambe e anche sulla nostra testa. Lascio la parola a Roberto. È duro, sempre parlare. Allora, sono stato vicino a te, tu stai vicino a me. Allora, i discorsi, non so, sono stati fatti tanti e tutti bellissimi in questi giorni. Per ti liberarci dalle spine della mafia. Giusto. Quindi i discorsi che sono stati fatti sono tanti e tutti bellissimi. Ieri sera al Giurisprudenza è stata una serata emozionante e volevo riprendere, veramente emozionante. E c'era energia, un'energia positiva, quella che ti dà ben sperare. E volevo riprendere a parte Salvatore Borsellino, che è sempre straordinario, che ci mette proprio il petto, cioè è totalmente centrato in quello che dice, allora ti arriva veramente forte. E proprio penso proprio di parlare a nome di tutti quanti, mi tappo di Napoli, ma di tutti, grazie, perché che esci così forte e così bene, era importante che una persona come te uscisse così forte e così bene, quindi grazie e forza veramente, siamo tutti insieme. E c'erano altre due cose a cui mi volevo collegare, che è un discorso che poi magari c'è familiare a tutti, che è quello un po' che ha detto Ingroia e quello che ha detto Luigi De Magistris ieri sera. Una parte dell'intervento di Ingroia parlava di collettività e di verità collettiva, cioè che ognuno deve mettere il proprio impegno nella ricerca della verità, come ognuno deve mettere il proprio impegno nella ricerca dell'informazione per trasferirla, perché in questo modo di fare rete, in questo modo di fare collettività, che ci rinnoviamo e cacciamo una verità fuori che si può chiamare, come dicemmo già a Firenze, una nuova intelligenza collettiva libera che si muove liberamente per una ricerca vera di una verità per tutti. È questo che noi dobbiamo costruire. E mi è piaciuto poi Luigi perché ha dato un senso di dire ok, ci credo pienamente, andiamo adesso ancora di più all'attacco, facendo la rete come le formichine che in questi anni abbiamo fatto. E questa rete come le formichine che dobbiamo continuare a fare, perché questa materializzazione come DVD, la materializzazione che c'è qua ed è piena di emozioni, è la vera forza. Io credo che il nuovo ragionamento che dobbiamo fare è di orizzontalità vera, è un'orizzontalità dove tutti siamo un poco in qualche modo anonimi, ma siamo parte di un progetto molto più grande, un progetto dove la parola libertà non diventa solo la parola, ma diventa un essere. Dobbiamo sempre più essere e sempre meno avere, perché se siamo e siamo liberi, siamo questa libertà che diciamo di essere, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, dobbiamo essere questa libertà che ci esce da questa bocca, da questa parola, dobbiamo esserla, viverla. Allora a quel punto io credo che veramente, veramente non ci fermerà nessuno. Dobbiamo essere, questa è la cosa che più sento che dobbiamo dire. E questo è un altro passo per questa rete meravigliosa che stiamo costruendo e che credo che ci porterà lontano. L'unica cosa che ci può fermare, l'unica, siamo secondo me noi stessi e nessun altro. Volevo dire solamente due cose. Una
riportare una frase di uno di noi, Gabriele, che questi giorni ha scritto: oggi c'è il meglio dell'Italia qui. E mi sa che è proprio vero. E la seconda è la frase di un mio amico che dice: le idee sono a prova di proiettile.